Buonasera Daniel, innanzitutto ti chiedo come stai perché abbiamo visto un po' nel finale. Molto bene, soltanto crampi, il campo era pesante, solo crampi. Visto giusto, perfetto. Torniamo alla vittoria, importantissima, bella, voluta, 4-0, insomma nulla da dire praticamente. Sì, è stata una vittoria importantissima e veniamo dal pareggio col Francavilla che diciamo, ci è pesato un pochino, ma abbiamo risposto bene, siamo contenti così. Immagino tu sia contento anche per il primo gol con la maglia dell'Avellino, no? Sì, contentissimo, l'aspettavo e sono felicissimo di dare un contributo alla squadra e va bene così. Ecco, dal punto di vista personale, sei arrivato, diciamo, per noi addetti ai lavori, per fare la mezzala. Chiaramente è arrivato mister Pazienza, hai giocato esterno destro, giochi esterno sinistro, stai giocando praticamente ovunque, sei il jolly, ti senti un po' il jolly di questa squadra? Sì, diciamo che mi do da fare, cerco di dare il massimo dove il mister pensa che posso dare una mano e quindi sono felice. Le prime partite diciamo che non ho iniziato benissimo, ma sto cercando di entrare nelle quadrature della squadra e spero di esserci riuscito almeno oggi. Quanto è bello poi festeggiare sotto la curva, per fortuna è una scena che vediamo quasi sempre, non la stiamo vedendo molto spesso con i tifosi bianco-verdi. È bellissimo, poi sotto il diluvio è ancora più bello. Senti, il mister dice che non guarda mai la classifica, no? Però insomma siamo alla 13ª giornata, l'Avellino è lassù, poi c'è il derby col Giuliano domenica, uno sguardo alla classifica poi la date? Non posso dire di no, perché diciamo che tutti vogliamo rimanere lì su aggrappati e cerchiamo sempre di vincere tutte le domeniche, le infrasettimanali, anche la Coppa Italia. Quindi la guardiamo, ma non dobbiamo farci prendere dalla voglia, dobbiamo rimanere concentrati e pensare partita dopo partita. Hai una dedica per il gol? Sì, diciamo che lo dedichiamo al nostro team manager, che in giornata c'è stata la scomparsa del papà e gli siamo vicini e pensiamo di aver fatto una bella vittoria anche per lui. Ecco, adesso bisogna ricaricare un po' le batterie perché state giocando tanto, vista anche un po' l'emergenza per aver avuto gli uomini contati, per fortuna c'è qualche recupero, importante adesso riposare e poi pensare al derby. Assolutamente, dobbiamo riposare e da martedì iniziare a lavorare come stiamo facendo sempre, concentrati e sicuri di noi stessi. Grazie.